Salve la gente, qui Gabby. Oggi partiamo un po' in anticipo. Benvenuti a tutti su Stickware Legacy. Concludiamo oggi questa lunga serie che ormai ha accompagnato il mio canale da circa 2 settimane. È piaciuta tantissimo a voi e sono veramente contentissimo. Siamo in live ora su YouTube. Perfetto, benvenuti a tutti i miei amici, a tutti voi gabbiani. Oggi cerchiamo di finirlo, vediamo quanto dureremo, perché abbiamo, grazie alle ultime donazioni della scorsa live, che è arrivato tipo 50 euro di donation che ci hanno salvato, e siamo ora arrivati alla notte. Ora vi dico anche che notte siamo, non so che notte siamo, andiamo in modalità infinito. Ecco, siamo alla notte 44. Cioè, praticamente siamo arrivati alla notte 45, abbiamo ucciso 1747 zombie. Tanta roba! Benvenuti, ciao Luchello 006 che dona 1 euro, grazie per unirti alla causa al supporto. Ora, oggi non so quante donation arriveranno, non so se ci aiuteremo con le donation, però abbiamo comunque tante unità, quindi forse ce la possiamo fare ancora a resistere un po'. Se dovessi morire, proviamo la modalità torneo, che mi avete detto di provare anche quella, e dopodiché, prima di, a conclusione di questa live, andremo a vedere un nuovo gioco di Stickware Legacy, perché voi, non so se lo sapete, ma c'è Stickware Legacy 2. Non si gioca su mobile, ma si gioca su computer, si gioca su web addirittura, non proprio, non è un gioco desktop, ma un flash game. Vai sul sito, lo puoi giocare ed è tipo questo, ma 10 volte più complesso, e magari lo andiamo a provare assieme a fine live. Tanto benvenuti a tutti, vediamo un po' come andrà, potremmo anche morire alla prima notte perché adesso non so niente, nel caso proverò a shoppare qualcosina, se proprio vedo che le cose vanno male, shoppo qualcosina, ma non esagererò shoppando come lo scorso episodio, anche perché diventa dispendioso poi. Comunque benvenuti, ora dai, partiamo, ricordate, se volete comunque supportare lo stream, in descrizione trovate tutti i link per donare qualcosina, mi raccomando, senza esagerare. Ok, ottimo, continuiamo, andiamo un attimino che voi mi sentite bene, fatemi sapere se lag, se è tutto a posto. Intanto io continuo. Ok, come potete vedere abbiamo tutto potenziato, siamo stati molto fortunati, abbiamo avuto qualche cassa leggendaria, abbiamo tipo gli Spearman leggendari, il mago, anche quello ce l'avremmo più potente di così, però abbiamo messo alcuni buff interessanti. Voi mi avete detto il minatore però di non potenziarlo con il livello massimo, ma di potenziarlo con il livello erba perché è più facile da costruire, quindi nel caso le cose si mettessero veramente male, io direi che andiamo ad utilizzare il minatore, lo spammiamo proprio, lo creiamo velocissimo e cerchiamo di boostarci unità. Grazie al pinguino magico che dona 1 euro e grazie a tutti di cuore per tutto il supporto che mi avete dato in questa serie. Oggi andremo a concludere, quindi questo è l'ultimo episodio che si fa in live, ma tranquilli, a fine live andremo a vedere un altro gioco che si chiama Stickware The New Order, mi pare, me l'avete consigliato voi comunque. Quel gioco lì è tipo 100 volte più complesso di questo e se vi va, lo decideremo assieme dopo, ci faremo una serie. Ora ragazzi, comunque potenziamo la barricata per avere qualche secondo per pensarci e direi che andiamo belli belli pimpanti nella nostra nuova battaglia. Ok, continuiamo. Ma mi avete sentito rumore? Ok, notte 44 sopravvissuti. Ok, mamma mia. Allora, abbiamo 23 arcieri, 24 spearmen, un mago, un gigante, credo che sia un grifone, e 6 healer. Ok, allora, vediamo di tenerli sotto torre questi. Facciamo ricaricare un po' la vita, vediamo un po' com'è l'attacco. Per ora nessuno, forse arriveranno sotto torre. Siamo attenti perché possono spuntare sotto torre. Ok, non vedo ancora nessuno. Strano. Ok, sì, sotto torre, mamma mia, porco cane, è stato un rush, ma per fortuna abbiamo capito già come fare. Ok, massacrateli, cosa abbiamo qui? Abbiamo la torre che può sparare, abbiamo alcuni oggetti interessanti, dai, non male, non malissimo. Dai ragazzi, perfetto qua, stanno arrivando, è arrivata la morte, io direi di fare subito un rush alla morte, appena apre, io direi di andare subito alla morte ed uccidere la morte, è possibile? Ma certo, allora io direi proprio di rusharla ed ucciderla subito così non ci frega unità. Zappete, no, morte, devi morire, no, mi stanno attaccando tutti, porca vacca, non ce l'ho fatta, oh, mi stanno massacrando la statua, siamo indietro, stiamo attenti, porca vacca, la morte mi ha trollato alla grande.
Dopo, ragazzi, leggerò le donazioni. Sento che stanno arrivando cose, quindi tranquilli, le leggo tutte un attimino, che cerchiamo di sopravvivere ancora un po'. Cavoli miei arcieri, abbiamo comunque 87 unità. Grazie alle donazioni dello scorso episodio siamo arrivati a un livello fantastico di unità, quindi per ora possiamo farcela. Tenendo il grifone magno dentro questa muraglia umana, possiamo spezzare ossa, marce, ossa così marce che nemmeno il tuo cane, quando è super affamato, vorrebbe mangiare. Oh sì, ok. Ragazzi, vedo che stanno arrivando un bel po' di donazioni, adesso leggo. Ma ora devo soltanto usare invece il potere di Legolas. Venite, mi stanno rubando tutti gli arcieri, che sono la primizia più grande. La primizia, la morte è sempre là dietro. Vorrei pushare, vorrei andare, ma non ha senso. Notte 45. E siamo arrivati e stiamo gettando gemme. Tra 20 partite, se riusciamo a vincere, magari ci facciamo un'altra cassa. Che bello. Oh, eh sì, intanto arriva un'altra pubblicità, ne approfitto per leggere Sense the Underground che dona 1 euro, Super Flame e Blue Fire che donano 2 euro. Gabby, farai My Horror? L'ho fatto ieri, è uscito ieri, vattelo a guardare, ho l'Horror Pacify con Long Gamer, ma ne faremo tranquillamente altri, ne faremo. Pinguino Magico 1 euro, 2 euro anzi in totale, quindi grazie di cuore Sense Pinguino Magico, e 5 euro da Anna Andolina. Dai, magari se ci troviamo in difficoltà shopperemo. Grazie di cuore Anna per supportare sempre i miei streaming. Ok, niente da fare al momento, non so quante gemme ho, ragazzi, ve lo dico io, ne ho 70, so che non potete vederlo, ma preferisco tenere la telecamera lì sopra perché sennò non potete leggere le notti, credo. Vi terrò aggiornati io sulle gemme. Poi magari la sposto se dobbiamo comprarle. Ok, allora, tutto a posto. Cioè, usa più maghi, non posso comprarli perché ho un limite di unità. Per forza dovrei aspettare che muoiano tutti. Per ora dobbiamo tenerci le unità che abbiamo. Ok, continuiamo. Siamo alla notte 45. L'urlo di Munk è arrivato. A sto punto vediamo cosa fanno i nostri guerrieri. Abbiamo per fortuna ancora alcuni arcieri, nonostante me ne abbiano fregati un bel po'. E la gang dei guaritori è arrivata. Stavolta non li metto... Non ho messo la... Sono scemo? Non ho messo la muraglia, cavolo. Mi pareva di averla comprata. E questi sono quelli che sputano? Non quelli che sputano. Oh no. Non quelli che sputano, schifosissimi. Ok, quelli stanno già lasciando sotto torre, stiamo attenti. Io direi che vado ad ammazzare quelli che sputano. No, no, mamma mia, ammazzano subito. Sono fortissimi. Allora, direi, siccome non sono troppi, di provare a fare un piccolo rush qua e ammazzarli di botto. Mamma mia, quanti sono. Tanchiamo un po'. Ora che possiamo tankare. Sono tantissimi, ragazzi. Porco schifo. Sono veramente tanti. No, non può morirmi, no, no. Cavolo, è morto! Cavolo, non me l'aspettavo, sono tantissimi! Come faccio? Oh, ci stanno massacrando! Oh, ci stanno massacrando stavolta! Direi di pushare l'attacco! Dobbiamo per forza ucciderli con gli arcieri! Porca vacca, oh, ci stanno dimezzando! Quelli là sono troppo là, me ne sono stati creati per farci perdere! Oh, mamma mia, sono tantissimi! Sono tantissimi. Perderemo tutto l'esercito. E non so neanche come pusharli. Cioè, non puoi pusharli. Devi solo resistere, porco schifo. Ma possono ammazzarti la statua questi? Dai, forse si ritirano. Sono veramente tanti. Direi che ci facciamo altri spartani, che sono immuni alla poison, credo. Cavolo, no. Ci sono morti tutti i soldati. Ci sono morti tutti. Qua siamo costretti ad usare il laser. Vediamo di usare il laser. Cavolo. Ragazzi. Si stanno ritirando. Si stanno ritirando. Mamma mia. Tutte le unità morte. Un attacco così. Come fai? Ti uccidono un grifone. Ti uccidono tutti in un secondo. Solo perché sono stupidi. E quando vedo un po' di sole. Finiremo troppo abbronzati. Se ne vanno. Ma è quello il problema. Io non so che dire, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ma il pelo del rasoio qui. Mamma mia, non ce la faremo. Grazie mille. Vedo che sono arrivate altre donazioni. Ciao Gabby, come va? Riporterai un giorno una live di Fortnite?
Axelios che ha donato 2 euro addirittura. Gabi, visto che mi conosci da molto, mi potresti far moderatore. Se lo fai apprezzo veramente tanto e controllo la chat di ogni tua live. Come moderatore adesso dovrai indire un concorso di moderazione su Discord. Quando lo farò vi avvertirò e magari potrai partecipare. Ok, sto controllando un attimino che tutte le donazioni siano state lette. Ragazzi, compriamo bauli, quindi un attimino solo, ragazzi, che vado a... Dato che sono arrivati comunque 5 euro di donazione, oggi unisco un po' i vostri soldi ai miei, ci compriamo 10 euro di bauli, proviamo a sopravvivere la prossima notte, ma la vedo dura. Secondo me moriremo alla notte 46, è stato un lungo viaggio, a meno che non arriva una donazione che mi permetta di shoppare un po' di più, ma ragazzi, io non voglio shoppare troppo di mio perché... costa veramente tanto questo gioco e non voglio neanche comunque che voi shoppiate insieme a me, cioè nel senso spendere 50 euro non lo... cioè no. Vabbè, facciamo una cosa, vado un attimo nell'editor, tolgo un attimino il gioco solamente per il semplice motivo che voglio andare a shoppare le chest, quindi vado sul negozio perché sennò altrimenti voi vedete i miei dati che sono privati, quindi per ora non vedrete niente, ma tranquilli. Abbiamo 80 gemme, andiamo ad aumentarle. Cassapanche, 9,95 euro, ok. Acquista con un tocco, così facile, buttare i soldi. Ok, ragazzi. Abbiamo shoppato i bauli, perfetto. Ecco qua, arrivati. Ora abbasso, anzi non serve abbassare perché abbiamo sempre 80 gemme. Grazie mille Gabriel Flore che dona 2 euro. Tommy, unisciti a Discord, dice. Tommy, così ha mandato un messaggio a un suo amico. Tommy, unisciti a Discord, va bene. Grazie Gabriele, Tommy, unisciti a Discord, mi raccomando. Sto anche leggendo un po' i vostri commenti, alla fine di FNAF. Qua, di quale? Ok, apriamo le ceste, dai. Vediamo come ci va. Ok, abbiamo trovato arco, gemme e siamo a 100 gemme. Abbiamo trovato il coso degli spartani, va bene. Abbasso dai per stavolta così vedete le gemme. Apriamo un'altra cassa. Ancora la lancia degli spartani, il piccone magico e gemme. Non troppo fortunati, vorrei che mi dessero il coso dell'esercito. Quello è utile. Gemme, ce l'abbiamo già, cavolo. Ci hanno dato... quanto? 1000 gemme! Che fortuna! Non so se mi abbiano mai dato 1000 gemme. Queste sono buone! 1000 gemme, ragazzi! Ehi là! Ehi là! Grazie Nissan Gamer che dona 1 euro. Abbiamo trovato anche gli arcieri di ghiaccio. Sarebbe da provare ad usarli, dato che rallentano le unità nemiche. Casomai le provo a mettere questa volta. Va bene. Il mago di paglia che c'ho già, vabbè. Dai, ragazzi, datemi i soldati delle praterie, delle fattorie, se no mi tocca comprarli io. E sono l'unico modo. Benissimo, me li hanno dati, i soldati delle fattorie. I soldati di nonno Nanni, ce li abbiamo. Continuiamo così. Grazie ancora pinguino magico che dona un'unità di guaritori, ottimo. Dai, qualcosina si può fare. Anche se è sempre peggio, sempre peggio, io non lo so. Io ve lo dico, secondo me questa notte molto probabile che moriremo, ma ce la metteremo tutta fino alla fine. Ok, 2000, siamo a 2000 gemme prese. L'ultima chest, dai, fortuna delle fortune, un grifone, vi prego, un grifone. Oh, ok, cioè, abbiamo sbloccato di tutto e di più. Poi non so se queste cose che sblocchiamo, se io ci vado a rigiocare, se ce le abbia per sempre, ma... Grazie, Maga Merlina, te sei diventata ricca, noi un po' meno, ma ricchi di soldati. Ora andiamo un attimo sulle pelli, andiamo a modificare gli arcieri, che voglio, invece di mettere lifesteal, andiamo a mettere slows enemy units, ok, proviamo così. User control short freeze. Non ho capito cosa intendano, però lo metto. Gli spartani... li terrei in poison immunity, dato che se arrivano quelli là che ti fanno poison è l'unico modo per stare vivi. Dovremmo farne veramente parecchi. Questi qua...
Non lo so, stun reduction, bonus damage to deaths. Beh, lo terrei così perché vorrei farne un po' questa volta. È un'unità che abbiamo sottovalutato, ma secondo me ha dei buoni buff. Ok, andiamo nel negozio e andiamo subito a comprare con queste gemme almeno un altro grifone. Penso che dobbiamo comprarlo, credo che è necessario proprio. Anche qualche spartano d'oro forse, ma un grifone secondo me è un'unità che ti supporta. Quindi un bel po' di gemme sul grifone. Il resto delle unità invece andiamo a comprarci. Spartani d'oro non li prenderei, anzi, sapete per il motivo? Perché preferisco crearmi quelli normali che hanno poison immunity. Quindi direi che invece andiamo molto più a comprare guaritori, ma proprio tanti, il più possibile, e il resto ci faremo unità. Ragazzi, io provo a spendere tutto sui guaritori stavolta, perché sono veramente buoni, sono un'unità da non sottovalutare affatto. Proviamola così. Andiamo a comprarci di nuovo la barriera. Ciao, benvenuti. Ragazzi, non so se l'impero continuerà. Vediamo. Dai, io ce la sto mettendo tutta. Tutte le carte che abbiamo in tavola le stiamo usando. Andiamo avanti con quelle. Ok, abbiamo 6 arcieri. Guardate come siamo messi. 6 arcieri, 1 spartano. Ok. Allora, direi subito di farci un mago e di andare a fare più spartani il possibile. Non tutti. Facciamone 9, 8 e il resto arcieri. Non troppi arcieri, aspettate, perché ho visto che non sono neanche così utili. Dai, dobbiamo sperare che non ci facciano un rush in base. Direi subito di andare a mettere un grifone per sicurezza. E almeno 2 unità di guaritori. Stanno già attaccando! Andiamo a mettere la statua che attacca. Porca vacca, abbiamo un brutto rush, bruttissimo rush. Ok, vediamo se... Ah, sono morti tutti gli arcieri. Ragazzi, la vedo molto dura, la vedo molto dura. Credo che adesso potremo veramente morire. Cosa abbiamo ancora? Usiamo le unità di supporto. Usiamo le unità di supporto. Cavolo, mi stanno maciullando la torre. Stanno maciullando la torre. Usiamo frecce, frecce di supporto. Frecce di supporto. Cavolo, è morto già il grifone, è morto già il grifone. Ve l'ho detto che questa era la notte. Ragazzi, credo che siamo morti. Credo che siamo morti. Gli arcieri hanno un'armatura di diamante. Non hanno fatto un cavolo quegli arcieri. Credo che è giunta la nostra fine, è giunta la nostra ora. Andremo a giocarci la modalità torneo. Qua solo un miracolo può salvarci, sto pensando. Cioè, metto in pausa perché sto pensando a cosa potrei fare per salvarmi con le carte che abbiamo. Cioè, l'unica sarebbe shoppare, ma io di mio adesso non shoppo più 30 euro. Avete qualche idea, ragazzi? Togli il controllo dal mago? In che senso? Sì, dopo proverò anche il nuovo gioco di Stick War. Salva e abbandona. Cosa succede se fai salva e abbandona? Puoi rifare? No, non credo. Cosa succede se fai salva e abbandona? Aspetta che sto leggendo. A Xelios ha donato un altro euro, ma le live su Twitch ne ho fatta una mercoledì, penso ogni mercoledì ne faccio una. Ma vediamo. Le pelli. Allora, ragazzi, shoppare... costa, cioè dovrei shoppare tanto per salvarmi. Sapete cosa posso fare? Quante gemme ho? Non lo so. Quante gemme ho? 130. Potrei comprarmi il coso che recupera la vita alla statua. Altri 2. Che questi sono lamerini. Cosa succede se faccio salva e abbandona, ragazzi? Puoi ripartire. Ok, dai, proviamo a vedere se riusciamo a salvarci salvando e abbandonando e riprovandoci. Si può salvare e abbandonare soltanto nei primi 30 secondi di una notte. No! L'hanno capito il nostro trucco.
Usa i spadaccini a furia. Provo ad usare i spadaccini a sto punto, che sono facili da fare. Ok, ragazzi, credo che andiamo di spadaccini. Compra solo curatori grifoni. Non ho le gemme per farlo, Superflame. Proviamoci, ragazzi. Oh, io ce l'ho messa tutta. Facciamo una cosa. Se sopravviviamo, ragazzi, non lo so. Tiro un urlo, perché la vedo impossibile. Allora, dobbiamo stare molto attenti. Quello che devo fare adesso è andare qui e usare. Potere di statua, potere di statua, potere di statua. Spadaccini, 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 spammiamo spadaccini, spammiamo spadaccini. No, 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 non ce l'abbiamo fatta. Non ce l'abbiamo fatta, troppi, troppi. Cavolo, no! Me l'hanno buttata giù in un secondo. Sei sopravvissuto per 46 notte, però. 46 notti. Io direi che abbiamo fatto il nostro dovere. Direi che abbiamo veramente dato il massimo in queste notti. E volevo concluderla qua insieme a voi in live. Cavolo, non siamo resistiti tanti questa volta, ma a quanto pare senza shoppare il gioco diventa veramente impossibile, dato che è stato un rush proprio maledetto che mi ha decimato le unità. Subito. Ci abbiamo provato, ma tranquilli, adesso andiamo avanti con una nuova modalità che mi avete detto di provare tutti, la modalità torneo. Andiamo a vedere un po' com'è. Giochiamocela normale, perché credo che questo gioco a difficile sia impossibile. Choose your avatar. Possiamo anche sbloccare l'avatar, l'avatar del grifone. Questi sono alcuni. Quello del mago mi piace. Però, buono. Cosa succede? Gli Sword Art costituiscono. Ah, ok. Ogni avatar ti dà dei poteri. Minatore, riempendo una borsa d'oro, tiene un bonus. Ok. Prendo quello dei minatori, dai, mi sembra buono. Primo turno normale. Purtroppo, dai. Dopo, ragazzi, proviamo il nuovo stickman. Ora facciamo una, due, tre partite al torneo. Vediamo quanto resistiamo. Avete capito com'è il torneo? Sei contro altri giocatori del computer. Tu contro Root. Va bene. Ok, gioca il prossimo round. Cos'è? La nonnina esperta. Aiuto. Le squadre iniziano con 14 minatori e una tonnellata d'oro sul campo di battaglia. Va bene. Ok. Qua abbiamo sbloccato. È un nuovo tipo di unità. Qua gli spiriti non sono diversi. Ah, teniamo tutte le cose che abbiamo sbloccato sulle pelli. O no? Ah, sì, le teniamo. Che sedere. Allora, tutto quello che abbiamo fatto non è stato vano. Ce lo portiamo indietro. Buono. Cavolo, sì. Allora vado a mettere le pelli. Vado a mettere questo qua, il piccone di paglia. Equipaggiamocelo. E via. Grazie mille, Anna Teresa Chicchetti, che dona 2 euro. Ok, sto guardando due, tre robette. Posso potenziare. Ah, ho anche i potenziamenti, 15. Ah, posso sceglierli dove applicare. Ah, ecco perché non sono al massimo. Devo potenziarli io al massimo. Ma direi di fare un bel potenziamento agli Spiritron. Un bel potenziamento agli arcieri, che sono veramente buoni. E alla borsa. Uno al piccone, uno alla borsa. Il resto direi di potenziare il gigante, l'asta del mago e la statua per avere più oro al secondo. Ok, dai, proviamo così. Good luck, my dear! Caro, spero che tu vincerai. Che gentile la nonnetta. Ok, andiamo subito a fare qualche arciere. Guarda quanto oro c'è nella mappa. Guarda, che mappa rush! Che mappa rush questa! Per fortuna io ho preso quelli là con la cosa di paglia. Invece tu hai quelli di fango schifoso lurido. Cavolo, lei è spartita già con uno spadaccino. Cavolo, mi sta già ammazzando i minatori. Ma io ti ammazzo. Per fortuna ho un arciere. Ora andiamo a fare più arcieri se riusciamo. Guarda, guarda che spammona. Guarda che spammona. Andiamo a fare anche noi quelli con il bastone, però. Cavolo. Ok, va bene, va bene. Credo che era meglio che cambiavo tipo di unità di spadaccini. Ma intanto per rushare teniamoli lì. Ok. Cerchiamo allora di spammare tanti minatori qua. La vedo così sta partita. Bene. Sally Face deve uscire, ragazzi. Non posso ancora farlo. Abbiamo già un mago che potrei fare. Io vado subito a spammarlo perché è utile. Perché lui ti crea unità dal nulla. Quindi direi che il mago ce lo facciamo tutto. Uololo! Ti aspettiamo a braccia aperte. Ricordo anche domani mattina ho già registrato un video. Domani alle 11. Mamma mia, anche lui con gli arcieri cattivi. Ok,
Io direi di fargli un piccolo attacchino per fargli assaggiare. Già gli spartani. È perché qua è una mappa molto rush. Ok, cavolo. Ma abbiamo superato la notte 46, quindi, signori miei, dovremmo farcela. Io ho visto che i maghi sono molto lamer contro gli spartani, quindi direi che... Io direi di fare un altro mago più, il più il possibile. Ce ne abbiamo fatto uno. Oh, ok, però i miei spearmen sono quelli assurdi. Voglio proprio vedere se mi ammazzi. Ok, per fortuna abbiamo il mago. Ok, abbiamo bisogno di più minatori, però questa me li sta ammazzando. Ecco, torna in base Luridella. Dobbiamo essere aggressivi in questa mappa e tenere più possibile le nostre linee. Se avessimo giocato... Oh! Cosa fa? Cosa sta facendo? Ah, perché gli sto attaccando la statua. No, 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 no. Ma lei usa le carte! Lei usa le carte! Malvagia, comunque gli abbiamo fatto un buon rush. No, 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 torna indietro. Ah, lasciatica, no! Lasciatica, lasciatica! Devo correre! Porco schifo, il mio mago è quasi morto. Per fortuna ci ho pensato io. Vai, 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 torna indietro. Caro Lessi. Anzi, facciamo un altro spartano. Ok, ok, adesso tocca a me. Ora andiamo in difesa e attacchiamoli. Gli abbiamo levato un po' di vita alle unità. Ok, ok. Andiamo di arcieri. Abbiamo bisogno di più arcieri. Ok, mamma mia. Togliamoci dal mago. Ho fatto un po' una cavolata. Non volevo mandarli in base direttamente. Volevo metterli in difesa, però vabbè. Adesso muoiono intanto. Per fortuna, ok. Dai. Ragazzi, li saluti a fine live, tranquilli. Li saluto il più possibile. Se avete qualche consiglio, ogni tanto mi fermerò anche a guardare. Ok, va bene. Credo che ce la possiamo fare, non mi sembra. Abbiamo fatto un bel po' di arcieri. Vai, vai così, dai. Dopo la notte 45, ormai l'abilità ce l'abbiamo. Oh, perché i suoi arcieri sparano più lontano? Ammazzateli. Oh. Adesso ti inizio un po' io a tirare le botte. Però lei è malvagia, lei è sciopona. Anche lei tipo sciopa un casino. Guarda te, guarda te. Ti faccio un bel attacco di quelli potenti. Intanto io mi ricreo, ecco. Vediamo se riusciamo. Glielo sto distruggendo, glielo sto distruggendo. Gliel'ho distrutta. Sì, rush cattivissimo. Mamma mia, non me l'aspettavo. In 3 minuti l'abbiamo battuta. Oh, forse dovresti metterti, non so, un elisir di ringiovanimento, eh. Cos'è questa vecchiaia? No, dai. La nonnetta era simpatica, però mi ha lasciato vincere, diciamocelo. Mi ha lasciato vincere. This video games can be so confusing, I think I'll stick to my knitting. Ha detto che farà il lavoro a maglia e smetterà con i videogiochi. No, ho rovinato la passione di una nonnetta. Spam arcieri, li abbiamo spammati. Adesso ne spammeremo ancora di più, tranquilli. Wololo! Nonnetta battuta. Vediamo, possiamo forse anche arrivare in finale. Vediamo se ci arriviamo. Siamo contro Willow, che era un personaggio anche di Don't Starve, se non mi pare. Aiuto, Willow della morte, super dead match. Ogni 60 secondi ti viene regalato dell'oro, costruzione immediata. Ok, quindi adesso possiamo spammare unità. Costruzione immediata vuol dire che possiamo subito fare unità nastro. Quindi direi di fare arcieri. Anche questa volta abbiamo 25 potenziamenti. Io direi di andare di arcieri, di Speartron. Dato che costruzione immediata, allora andiamo subito a spammare le persone giuste. Se costruzione immediata, scusatemi un po'. Sacca. Sacca, sacca, sacca. Proviamola così, ragazzi. Proviamola così. Non voglio bustarmi la statua perché questa è di rush. Vabbè, vediamo. Guarda qua. Oh, cavolo. Oh, cavolo. Guarda, guarda, guarda. Guarda. Lei cosa mi farà? Guarda. Ah, forse... mi mancavano i minatori. Ok. Cerchiamo di fare un bello spam. Mamma mia, già con i giganti lei! Già con i giganti! Porco schifo! Che rush infame! Guarda che rush infame! Guarda che rush infame! Dovrei farmi il mago. Se li è sprecati. Cavolo. Ok, ok. Dai, 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 dai. Oh, mamma mia. Già con i giganti, lei.
È già con i maghi. Per fortuna. Ah, dobbiamo fare un altro spartano. Dobbiamo fare. Bella, bella. Bella, bella. Bella. Lei ha sprecato. Ora faccio i giganti. Ora faccio i giganti. L'attacco io. Si è sprecato un casino di roba. Cavolo. Che arata stratosferica. Avete avuto ragione. Spammare gli arcieri. Mamma mia, è arrivata al contrattacco però lei. È arrivata al contrattacco lei. Spammiamoci i cosi per fare i soldi, perché qua è tutto di quello, eh. Dai, 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 dai. Teniamola all'angolo, dobbiamo tenerla all'angolo, dato che qua è solo di spamming. Guardala, guardala che si ritira! Devo farmi un mago, assolutamente, ho bisogno di più soldi. Beh, noi abbiamo i nostri, guarda qua quanto oro stanno prendendo. Oh, sta diventando difficile. Mi dispiace. Mamma mia, che arata! Che arata! Lei che arrivava subito con i giganti, ma che distruzione! Ragazzi, avete visto che roba? Grazie mille, arcieri e giganti. Beh, più o meno abbiamo fatto quello. Ullala! Sapete, sto gioco devono farlo in multiplayer, vi prego. C'è Stickman multiplayer, però è più complesso. Però questo veramente ha bisogno della modalità multiplayer. Sarebbe tipo la cosa più bella al mondo. Ah, va bene. Grazie Golem che dona 1 euro, grazie di cuore. Più spartani, ne farò di più. Adesso però ogni modalità è bello perché è diversa l'una dall'altra. Grazie Givers. Io mi chiamo Gabriel Mirela, che mi chiedono il nome. Metti arcieri Spirtrov. Spamma. Che arata. Subnautica lunedì penso di farlo uscire, o martedì. Massimo martedì, ragazzi, riprendiamo Subnautica. Domani alle 11 video comunque. Fai Halo, sapete una notizia per tutti gli appassionati di Halo come me? Il 13 o il 12 ci sarà una notizia su Inside Xbox. Forse mettono Halo 3 per PC. Ragazzi, Halo 3 per PC. Ho detto tutto. Potrebbe tutta la Master Chief Collection, non solo Halo 3, quindi anche Halo 2, Halo 1 rifatto, potrebbe uscire per PC. Se esce, ragazzi, io vi faccio la serie. Fatemi sapere nei commenti se volete la serie di Halo sul canale di Gabby. Ok, perfetto. Willow è stata battuta. Ora siamo quasi in finale, ragazzi. C'è Zane. Vediamo com'è il prossimo turno. Qua se abbiamo perso, abbiamo perso. Vediamo quanto riusciamo. C'è un mucchio di rocce tra te e il tuo nemico. Abbattilo per passare. Ok, in questa mappa ci sono tipo i muri di prima. Ok, quindi abbiamo... Vabbè, dobbiamo sempre sfruttare. Io direi che vado sempre a potenziarmi gli Spirtron, perché sono veramente lamer quelli che abbiamo noi. Ok. E di potenziarmi le sacche. Vai, vado a potenziarmi sacche e basta. Proviamo così. Pronto. Let's go, good luck. Vabbè, grazie. Direi di spammare un po'. Ah, ok, vedete, c'è solo un muro però. Abbiamo un po' di tempo per fare i minatori allora. Meglio spammare i minatori all'inizio qua. Siccome abbiamo un muro, è molto meglio farci dei minatori e un arciere magari adesso. Minatori arcieri, andiamo a farci un arciere. Dai, datemi soldi. Dai, datemi soldi. Ok, facciamo un arciere e uno Spirtron. Direi di fare quello. Ok, Spirtron, dammi soldi per il Spirtron. Dai, che devi darmelo, che lui vuole uscire duro e prendere la sua lancia e darla in pasta ai nemici. Non sta ancora attaccando bene. Abbiamo uno Spirtron per sicurezza. E direi di prenderci altri minatori. Giusto una piccola difesa. Ok, lui mi sembra lento, mi sembra lento come la peste. Andiamo avanti, facciamo un altro Spirtron appena possiamo, dai che mi danno soldi. Dai, belli di papà. Ok, perfetto, non voglio io essere quello che rompe il muro ora. Non voglio rompere il ghiaccio, questa è una guerra fredda. Una guerra dove bisogna pensare alle mosse da fare. Quindi io starò qui e mi creo il mio esercitone. Ah, così, uno dopo l'altro. Periranno, periranno sul tempo. Sono come il cinese che aspetta nel lago le vittime che passano. Ok, bene, bene. Guarda, oh, ha gli skateboard. I suoi spartani hanno gli skateboard. No, li voglio anch'io. Ma non è giusto. Lui ha gli spartani di Tony Hawk. Cos'è? Vabbè. Ragazzi, ragazze, fellow angabbiani, noi stiamo andando più che bene, direi. Ci stiamo facendo la nostra armata branca gabbione. E vorrei farmi almeno un mago, un gigante, non lo so. Adesso vediamo se
Sirius. Tanti arcieri, avete detto di spammarli gli arcieri, quindi io direi tanti arcieri. Sono molto buoni. Dite che dovrei già andare ad attaccare, eh? Usa il potere del minatore, lo sto usando. Lo posso usare io? Vediamo. Ah, guarda come spamma, così devi fare. Guarda, 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 guarda come lamera. E gliela butti in chest. Ah, così fai. Guarda che lamer. Vabbè, tra un po' abbiamo il... oh cavolo, stanno già attaccando. Fatemi vedere. Ah, stanno già attaccando. Mago, mago, datemi il mago. Perché il mago è molto lamer contro di loro. Mi dispiace. Guarda che lui sta usando i suoi poteri. Anche io li uso, così impari. Anch'io ce li ho. Ah, questo potere del minatore, è vero, avevamo anche questo. Ne abbiamo ben 46. Vado anche a spammarmi qualche unità di guaritori, allora. Che cavolo. Se possiamo usarla, la usiamo. Vabbè, è easy. Guardate che usiamo la cosa che ci fa spammare oro. Mamma mia, quante ne abbiamo dalla modalità? Per fortuna rimangono, almeno questo. Ok. Vai. Gli andiamo sotto base, li distruggiamo. Cavolo, no, c'è gli arcieri quelli del castello. Però secondo me li uccidiamo, andiamo avanti. Oh no, sto perdendo la mia passione dello skateboard. Oh, morto. Yeah, già cominciamo sto torneo. Non so chi sia il boss finale, ma li stiamo arandi uno dopo l'altro. E un sacco di chest, cavolo, si vanno più chest al torneo. Ottimo. No, 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 ste strane girl gamer. Cos'è sta roba? Ragazzi, avete visto? No! Che roba? No, no, stai. Ma no, ragazzi, non posso saltare la pubblicità. Quanto manca? 12 secondi. So che... Mamma mia, che cringe. Che cringe sta pubblicità. Andiamo. Sì, comunque, siamo alla semifinale, ragazzi. Siamo contro Ron Weasley, Harry Potter. Chi è l'ultima? Hermione Granger? Non lo so. Comunque, sì, solo arcieri fino a 40. Solo arcieri, ragazzi, andiamo solo arcieri. Aspettate che controllo anche se è arrivato qualcos'altro qui. Ok. GTA 5 l'ho già fatto un po' di volte, ma penso che aspetterò GTA 6. Tra un po' uscirà la GTA 6, che cavolo, deve uscire. Potenziamo sempre gli Speedtron perché è la classe più lamer. Una cosa che voglio fare è andare su pelli e modificarmi il potere di questi, che è buono contro i non morti, non mi interessa. Andiamo a mettere questo, cosa fa? Build speed increase. No, metto questo. Questo cosa fa? No, questo è il classico, non lo voglio. Ok. Allora, potenziamoci sempre questi, ma neanche tanto, perché abbiamo l'altro potere. Soldi sempre su arcieri. Proviamo un po' con gli Sword Wrath. Vediamo se riusciamo a renderli utili stavolta. Perché li usiamo poco, vorrei vedere... Siccome costano poco e ne puoi far tanti, se facciamo solo questi gli arcieri, magari può venire qualcosa di buono. Il mago... Proviamo anche il mago. L'ultima battaglia contro chi è? Cosa c'ha sta modalità? Non ho letto. Fammi vedere, c'è scritto? No. Non so cos'ha sta modalità, sembra normale. Ok. Facciamo così. Facciamo un po' di Sword Wrath. Andiamo di arcieri anche. Perché ho anche il potere degli Sword Wrath. Voglio provare a spammare quegli arcieri e basta. Vai, proviamo così. Sembra che sia più veloce. Abbiamo tanto oro da usare. Questa è l'hammer. Ah, ok, qua abbiamo tanto oro da usare. Cavolo, già di gigante sta partendo lui. Ok. Ok, prendiamoci un po' di unità di guaritori allora. Oh, cavolo. Ok. Cavolo. Cavolo. Stuniamolo il più possibile. Cerchiamo di stare a galla. Cavolo. Usiamo un po' di frecce. Usiamo anche il potere della spada, che dovrebbe rendere molto più veloci gli... Guardate che veloci! Guardate che veloci con il potere della spada.
Perché andate in prima fila? Perché i guaritori vanno in prima fila? Stupidi. Mamma mia, no. Cavolo, sono scemi. Ok. Stiamo per fare il nostro di gigante tra poco. Guarda che lamer comunque, veramente gli Sword Brat sono lamerissimi quando sono in tanti. Ottimo. Vai così, il loro mago sta morendo. Lui è andato a spendere soldi per fare un sacco di maghi, ma... con gli Sword Brat dovrei farcela. Perfetto, ottimo. Rush, qualche spartano e poi si rusha. Dai. Arcieri. Perfetto. Stiamo un po' sprecando soldi. Siamo già al limite massimo, quindi io direi di attaccare e nel frattempo di difenderci così. Ok, dai. Il mago è morto, benissimo. Grandi. Spamiamo un po' di cose che fa oro. Ok, altri giganti non possiamo, siamo già al limite massimo. Quindi aspettiamo semplicemente che i nostri muoiano. Guarda come scappa il suo gigante. Lui ha puntato molto sui giganti perché dice sono l'hammer questi giganti. Sono solo i giganti che sono forti. Boom, puzzoni scarsoni. Vi spezzo la schiena. Guarda come ritorna più gobo del gobo di Notre Dame in base. Guarda lo scappa, voglio salvarlo. Ah, il mio grifone è morto. Piangi. Muori. Scappa. Ti esplodo la torre, ti esplodo. Oh, la magia non mi salverà. Boom. E l'ha lasciato. Hermione Granger l'ha lasciato. Oh. Abbiamo ottenuto una chest. Devo giocare il torneo per le chest. È stato veramente divertente. Adesso devo analizzare il grafico perché ho sbagliato le decisioni. Stai silenzio, vattene. Altre 30 secondi di pubblicità che sfruttiamo per leggere i vostri messaggi. Modalità torneo, ragazzi. Personaggio preferito di Halo? Personaggio... Il sergente, che adesso lo so, non mi viene il nome. Sergeant, non aveva neanche un nome, o sbaglio. Comunque sergente, quello nero, quello è il mio personaggio preferito. Va bene ragazzi, siamo arrivati in finale, eh. Wow, siamo arrivati in finale. Ragazzi, qua si gioca il tutto per tutto. Sono io il campione. Ah, era questa la finale, o no? Ah, già vinto? Ok, pensavo ci fosse tipo il boss. Io contro me stesso. Se giocassi contro me stesso, l'unica challenge. Sì, abbiamo vinto. Che bello. La difficoltà normale però. Era un po' semplice. Forse l'altra difficoltà sarebbe stata più assurda. Qua cosa c'è? Sala d'attesa, il prossimo torneo inizierà tra 2 ore. Ah, non puoi farlo sempre, devi aspettare un po', ok. Andiamo ad aprire la chest che ci hanno dato tanto per vedercela, collezioniamola e poi andiamo a provare il nuovo gioco, ragazzi. Adesso andremo assieme a provare un nuovo gioco che si chiama Stick War New Order e decideremo assieme se farci una serie. Tanto apriamo questa chest. Allora, mi hanno dato un po' di gemme. E un nuovo tipo di acciaio. Ragazzi, ormai abbiamo sbloccato di tutto e di più. Sono felice. Bene, ragazzi. Questo era veramente tutto per Stick War Legacy. Ma non preoccupatevi perché adesso andremo subito tra pochi minuti, pochi secondi, pochi attimi, pochi millesimi. Insomma, poco. A provare un nuovo gioco. Quindi scusatemi un secondo che adesso ve lo andrò a mettere. Devo uscire, quindi so che vedrete schermo nero perché adesso vado a mettere il nuovo gioco che... insomma, sarà un bel gioco. Speriamo che sia un bel gioco. Allora, Stick War New Order, come si chiamava? Adesso lo metto. Stick War Order Empire. Ok, Stick War 2 si chiama, quindi è il secondo capitolo. Ok. Sentite già il rumore? Si può giocare anche online! Hai capito, però facciamo la campagna perché devo imparare. Allora, intanto la mettiamo. Ok. Sto cercando un modo per mettere lo schermo intero, non so se posso. Aspettate che forse... un secondo ragazzi, settando. Perché voglio darvi la miglior esperienza possibile.
F11, me lo metto in scarmentaro. Ok, perfetto. Ok, ce l'ho fatta, credo. Ora ve lo metto. Ok, ragazzi. Eccolo qua. Stick War Empire. Ora si vede, ora si vede. Ragazzi, tranquilli, ve l'ho appena detto. Non metterlo. Ora si vede. Calmi, calmi. New game. Difficoltà normale perché non lo so. Non conosco il gioco. C'è l'intro pure, eh? È un video di YouTube. Me lo dovrei guardare, eh? Aiuto. Ok. No. Aspettate un secondo. Secondo, so che ora non vedrete. Devi vederti un video, un casino qua. Aspettate che torno indietro. Ok, così, così. Volevo vedermi il trailer, ma dovevi andare a vederti un video per YouTube. Ok. Ok. Fortnite. Ragazzi, questa è una live di Stickman. Fortnite magari un altro giorno. Non è per telefono questo. Non è per telefono. Non l'ho cercato, non c'è per telefono. Skip intro. Però è bello. Potete giocarlo. Ah, vedete, come uno strategico. Ok. Proviamo a muoverli per di qua. Ok. Mi sta insegnando il tizio. Ah, dobbiamo uccidere questi. È proprio tipo un RPG, tipo. È stra più assurdo. Qua c'è l'oro. C'è anche la statua. L'ho già ucciso, vecchio. Mi dice premi tasto destro per ucciderlo. L'ho già ucciso. C'è la mappa. Ah, noi abbiamo un castello proprio qui. Guarda come ci siamo evoluti. Guarda come ci siamo evoluti. Aiuto. Ah, puoi anche pregare le statue. Cosa succede se preghi le statue? Ah, pregare ti dà mana, che ti permette di creare unità migliori e usare nuove tecnologie. Ci sono molte più abilità. Guardate, tipo il minatore Luck prega assolutamente. E ovviamente dobbiamo metterli a minare oro. Credo che in questo gioco dobbiamo fare molta più roba noi. Sembra Stronghold, un po'. Pochettino sì, Stronghold di lato. Ah, così si mettono le unità, perfetto. Non è male, eh. È uno stile un po' più complesso. Ti dice anche quanti minatori hai. Magari, ragazzi, vediamo un po' come va il gioco e magari ci facciamo una serie. Oh, uno Spiritron, pure qua, guardali qua, che assurdi. Aiuto. Allora devo mandarli dentro il castello. Se li mando dentro il castello, che succede? Ok. No, vabbè, guardate come ti fai l'unità qua. Cos'è? Puoi aumentare gli arcieri del castello. Guarda qua cosa abbiamo. Il gigante lì dentro. Il gigante dentro le gabbie. Che assurdo sto gioco! Oh, ok. Ok, è un po' complicato, però non neanche tanto. Devo un po' capirmi. Ok, così ti guardi come giochi. E ti manda in un'altra pagina, ovviamente. Porca vacca. Un secondo, torno indietro perché ovviamente quando clicchi help, mai cliccare help che ti smerda tutto. Ok, mi apre 30 pagine. So che non vedrete niente, ora lo rimetto. È meraviglioso sto gioco, mi dite. Ok, magari ci farò una serie. Probabilmente, ora continuiamo a guardarlo assieme. Se ne vale la pena, perché giudichiamolo dopo un po', ci facciamo una serie. Ok, va bene, abbiamo i soldati, qua tutto a posto. Ora che devo fare? Costruirne? Credo che devo mandarlo all'attacco, funziona un po' così. Vedete, qua c'è uno spirito. Ah, non puoi vedere quello che fa il nemico. È come sugli strategici tipo Age of Empire, che si oscura la mappa, che non ti fa vedere che unità ha. Ah, hai capito. Aspetta, aspetta, fammi un attimo capire. Allora, così fai queste cose qua. Se clicchi qua, che succede? Ah, puoi aumentare la grafica. Medium, low, high. La tengo su high.
Stanno attaccando. Mi stanno attaccando. Però lo stiamo massacrando. Bene. Dai, proviamo ad andare all'attacco. Vediamo che succede. Se lo mandiamo all'attacco, giusto per vedere quanto forte è il nemico. Hai capito? Ah, beh, non aveva tutta sta roba. Pensavamo. Ora gli andiamo a massacrare i minatori e gli entriamo in base. Alleluia! Bene! E scommetto che questo è il loro Nexus, la loro statua. Se gliela distruggiamo, creperà in modo malo. In malo, malo, malus modus. Oh, cavolo, fammi creare altri spadaccini. Fammi creare altri spadaccini. I miei arcieri. Cioè, ah, io sono arcieri del castello. Non ho capito bene cosa fanno queste. Cioè, cosa fanno? Ah, in attacco, in difesa, credo sia. Morto comunque. Abbiamo vinto. Ah, ti sblocchi l'unità. Abbiamo sbloccato lo Spiritron. E vai. Con il grafico addirittura. Armata, economia. Quanto siamo stati... Va bene. Sono i grafici del nerd che abbiamo battuto prima. Però vorrei l'online c'è su sto gioco. Io appena lo impariamo, ragazzi, magari ci farò un video online dove battiamo l'altro giocatore. Ah, ci sono anche gli alberi. Mamma mia, quanta roba. L'hanno fatto assurdo. Aumenta l'attacco e la velocità di movimento per un certo periodo. Next battle, vediamo. E vabbè. E vabbè, la campagna assurda di Achille. Allora, andiamo qui. Abbiamo gli Spiritron che costano 6. Quanto? 450 d'oro costano. Ne facciamo uno, giusto per andare in difesa. E stiamo in difesa, no? Non ho capito questo cos'è. Difesa a castello. Non l'ho ancora capito quello cos'è. Magari ditemelo voi. Alcuni dicono di fare la serie, altri li vedo un po' più indecisi. Ragazzi, scrivetemi. Volete vedere una serie su questo gioco? Magari nel canale, più editata. Fatemelo sapere nei commenti. Tanto facciamo più minatori. Faccio l'ultima partita, poi credo che concludo, Che oggi abbiamo visto praticamente tutto di questi giochi. Ok, vediamo un po' qua. Non possiamo neanche vedere cosa sta facendo il nemico. Questo leva un po' di tensione. Secondo me era più bello che vedi cosa faceva il nemico. Capisco da una parte che se no sbirci, siccome è un gioco più strategico, non ha molto senso. Gli arcieri del castello. Ah, puoi aumentare di... Vedete, fai la ricerca delle cose. Ah, ok, così. La ricerca in attacco, la ricerca in difesa. Questa è la ricerca della poison. Credo che questa sia delle mura. Questa dell'attacco e questa della difesa. Ok, forse ho capito. Ok, tanti mi dicono di fare la serie. Vedo che la maggior parte dice di sì. Casomai proveremo un episodio. Se poi vedo anch'io come va, se piace veramente. Ma i minatori? Minatori, oh, scavate. Mi metto, aspetta che devo pregare. Prega la statua. Mi stanno attaccando, mi stanno attaccando. Santo cielo. Oh, ma i minatori non... Ah, devo mandarli a mano. Scusatemi, ragazzi, mi ero scordato che su sto gioco è di far tutto a mano. È molto, molto più strategico di quello che pensavo. Ok. Sono morti tutti i miei. Anche i suoi, però. Ah, no, il mio sta andando all'attacco. Stai seguendo l'arciere. No, no, torna indietro, torna indietro. Torna indietro. Torna indietro, maledetti. Facciamoci un altro attaccante. Qua devi mandarli tutti tu. Torna, torna indietro, torna indietro. Perfetto. L'abbiamo scampata bella. Ok, stanno uscendo un po' di Sword Brat. Ok, dai, lo sto un po' imparando insieme a voi sto gioco. Lo sto capendo che è molto di abilità. Lui si mi sta già contrattaccando. Ci vorrebbe assolutamente un arciere. Io non ho arcieri, non li ho sbloccati. Quindi per forza devo attaccarlo se voglio fare il cattivo, vedi? Cioè, guarda. Ah, qua mi sa che mi uccide. Guarda come l'ha infilzato, però. Assurdo. Se ne è fatti fuori due. Va bene, dai. Sta arrivando un altro spadaccino. Grande, 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 grande. Ha levato comunque vita. Vai così, vai così, vai così, vai così, vai così. Dai, 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 dai. Siamo morti a vicenda, perfetto. Quindi non è ancora riuscito ad attaccarmi. Benissimo, benissimo. Mi sta attaccando ancora nuovamente. No, 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 no. Guarda che scappano, guarda che scappano.
Quando un uomo con l'arco incontra l'uomo con la spada, l'uomo con la spada è morto, giustamente. Va bene. Ok, tu hai pregato abbastanza. Adesso mettiti qua a scavare. Ci serve più oro. No, ma che maledetti. Mi stanno spaccando le barricate. No. Abbiamo sbagliato all'inizio. Qua abbiamo sbagliato all'inizio. Vabbè, morirò con onore. Cavoletti. Cavoli. Un po' violento. È un po' splatter. Grazie mille a Jacopo Games che comunque dona un euro. Grazie per supportare la causa. Poi questa l'ho persa. Ok, devo un po' impararlo sto gioco. Devo un po' capirmi. Questa è la prima partita. Ai ai ai. Però lo voglio provare online. Secondo me online è molto più divertente, intanto che giochi contro altri giocatori. Lo proveremo nel prossimo video, probabilmente. Dai. Ok, dai, ragazzi. Io credo che concludo la live qua. Fatemi sapere anche nei commenti poi se guardate questa live in ritardo. Se volete vedere la serie, come vi sembra. Se avete altri giochi anche mobile belli da consigliarmi, dei giochi belli da vedere. Forse, sapete, potremmo andarci a giocare un altro giochino che ho scaricato per mobile. Lo proviamo, già. Giusto per non concludere così con l'amaro in bocca. Vi mostro un altro giochino di BlueStacks. E ce lo andiamo a giocare assieme. Giusto per concluderla in bellezza e chiacchierare ancora un altro po'. E per farla magari durare un'oretta, sta live. Voglio farla arrivare ad un'oretta. C'è un giochino mobile che ho scaricato. Ce lo proviamo un attimino, così, giusto per vedere com'è. E poi la concludiamo del tutto la live, va bene? Facciamo così, ragazzi. Buonasera, buonasera ai nuovi arrivati. Abbiamo appena concluso la serie di Stick Fight. Grazie mille Gabba 1975 che dona un altro euro. Perfetto, ha dato mangime al gabbiano. Sto un attimo avviando, so che vedete nero. Anzi, non vedete nero, sto, ecco, mettendo i giochi. Vedete tra i miei preferiti granni. C'è Entity, il gioco di Entity. Horror Escape, proviamo questo qua. Vediamo un po' com'è. Vediamo un po' com'è sto gioco. Entity Horror Escape, aiuto. L'ho scaricato l'altro giorno perché volevo cercare qualche giochino mobile. Aiuto, è creepissimo. Cosa possiamo equipaggiarci? Uno shotgun. Possiamo equipaggiarlo? No. Ok, concludiamo con questo giochino mobile. Poi a fine live i saluti. Concludiamo con questo. Easy mod. Ovviamente, easy mod, cioè, ma stiamo scherzando, io... Troppo hard dopo. Sei intrappolato e inseguito da un'unità chiamato Entity, entità. Vai attraverso il livello e cerca di sopravvivere, scappare, nascondere. È tipo un granny, granny chiamato Entity, ok, va bene. Okidoki. Qua c'è una gallinella. E mi devo muovere così, praticamente. Guardate, vedete, tipo col cursore. Ok. Oh, sento brutti rumori. Oh, sento brutti rumori. Sono qui da un po' di tempo. Che sto cercando? Credo che la mia mente stia impazzendo. Non posso stare qui a lungo. Devo lasciare questo posto. Ovviamente. Ma chi è così stupido a darmi la chiave della cella? Per... Aspetta, si fa così. Ciacchete. Va bene. Però veramente molto intelligente il mostro. Secondo me è un macabro gioco dove lui vuole uccidermi. Vero? E ammasciarmi di botte. Ok, so che non è Stick War per i nuovi arrivati. L'abbiamo fatto prima. Tranquilli, se volete riguardarvi la live, abbiamo fatto tipo un'oretta di Stickman. Abbiamo provato anche quelli nuovi. Qua non ci sono passaggi segreti. Voglio solo vedere cos'è sto gioco. Voglio solo prendermi uno spavento, un jumpscare in compagnia. E poi buh, e poi chiudi. Così. Qua cosa c'è? La porta è chiusa. Qua c'è uno strano meccanismo, se notate. È combinazione, eh? Aspetta, vedete che fa bobo. Ok, a combinazione secondo me. Dobbiamo fare la giusta combinazione. Questa non è. Tac. Vediamo questa. Ok, è così. Sbagliato allora. È tac, 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 tac. Perfetto. Yeah! Abbiamo trovato una chiave. Ok, abbiamo sbloccato un altro puzzle. Ok, andiamo qui. Apriamo. Aiuto. Sì, lo so che Stick War Legacy non era così pino, ovviamente. L'abbiamo giocato prima. Something has been lurking. C'è un mostro che è nell'oscurità. Sembra una donna.
Ho provato a raggiungerla, ma ogni volta che mi vede diventa molto aggressiva. Se solo potessi scappare da lei. Entity, non farmi del male. No! Era qui! Era qui tantissimo! Oi, oi, oi! Oi, oi, oi! Grazie mille, Sam, che dona 1 euro! Grazie! Oh! La gente che dice, io vado, ciao! Avete paura, vi state cagando sotto, eh? Avete paura del jumpscare di Entity? Vediamo chi è coraggioso, chi rimane. È una torcia. Ok. Oh, un'altra. Credo devo trovare tutti i pollastri. Uno su 8. Il granny dei poveri. Oh, no! 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 Nope, 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 nope. Via, 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 via. Oh santo cielo. Mi ha sentito? Non mi sta seguendo la signora? Aspetta. Ah, se cammino sulle assi di legno faccio rumore da tiro. Oh no. Si è addormentata. Guarda, ha degli attacchi di svenimento. Ha degli attacchi di svenimento. No. No, c'era la gallina lì, porca vacca, la voglio. Ma c'è una porta da dove dobbiamo uscire? Credo di sì. È quella là. Come su Granny, no? Vedete? Anche qua c'è la porta. Dobbiamo togliere questi 3 lucchettoni. Ok. Come fare, però? Granny maschio. Non so, sembra tipo Granny cantante rockstar. Ok, no, ho pestato una. Ho un bug. Ho sempre lo stesso bug che mi muove da solo le cose. Guardate, mi sta muovendo la levetta da solo. Se muoio per questo, quitto. Se muoio per questo, quitto. Perché. Ok. Oh, sistemati. Dai, perché questo bug? Si è sistemato? Perfetto. Ok, no, va bene. Vaffanculo, chiudo. Vaffanculo, chiudo. Ho perso la voglia dopo sto jumpscare così. No, dai, concludo qua. Concludo qua. Anche perché, sapete, il motivo per cui la chiudo adesso è perché quelli che arrivano si aspettano Stickman e poi vedono sto gioco. L'abbiamo già fatto Stickman, non lo dico a quelli nuovi arrivati. Non ci provo neanche a vincere, anche perché pensavo fosse più carino il gioco. Sinceramente, non mi sta piacendo poi così tanto. Mi sembra un po' una boiata. Granny è 100 volte meglio. Dai, ragazzi, il jumpscare l'abbiamo preso. Concludiamo la live qui, tanto l'oretta l'abbiamo raggiunta. Prossima live, non so su cosa la farò. Scrivete nei commenti se avete idee. E domani mattina alle 11 un nuovo video, vi farò una bellissima reazione sulle animazioni. Quindi domani mattina alle 11 nuovo video. Lunedì, martedì dovrebbe uscire Subnautica. Per il resto, prossima settimana esce anche un gioco bellissimo di Script Welder. Ve lo ricordate, Script Welder? Bene, tornerà perché ha creato un gioco lui. Proprio da zero, fatto bene, molto lungo, non un flash game stavolta, proprio un gioco con molti finali, andremo a vedercelo. Quindi tanta roba prossima settimana. Saluto tutti, saluto René, saluto Martin, saluto Mate, saluto Foxy, saluto Pigocraft Beef, saluto Alessi, saluto Edo, saluto Filippo. Ringrazio Gabba che sta continuando a donare, è arrivato a 3 euro di donazione, record per Gabba. Grazie mille. Andrea Chelotti. Crizia, Giuseppe, The Green Gamer, Ciccio Nutella, Paperella Gamer, Mattia, Adel, Annandolina ovviamente, Giovanni, Jack Scarso. Ma come? Come Scarso? Io che pensavo che eri pro. Mirko, Marco, M. Paola, Giovanni Camboni, Luca, un ciao a Tiger, ad Alice, a Black, a Salve, a Flash, a Il Pulcino, a Mina, a Rainbow Six Player PS4, Ninja, Ninja, non Ninja quello di Fortnite, a Sagna, Andrea, Blaze, Giuseppe, Gabriel, come mai ti chiami? Emanuele, Emily, Lamen, Pablo, The YouTuber 2007, Ivan, Marco, DF, Marco Peluso, Maria, Daniel, Anna, Antonio, Michele, Michela, Gabrici, Andrea, Ender Gamer, Davide, Crizia, Norma, Nicolò, Francesca, Sergio, Alberto, Giovanni, Davide,
Emanuele, Anton Ferri, Adam, Tiger, Didox, X-Cole, Stan, Gabba. E gli ultimi 5, mai stufo, che l'avevo già salutato, mi sembra. Giovi, Nadia, Turrini, Mr. Fox, Emanuele e saluto bonus a Yasmin Fermi, credo di aver letto, scusami se l'ho letto male. E Laura Mazzara, dai, ragazzi, prossime live, prossimi saluti, avrete altre occasioni, tranquilli. I prossimi live anche su Twitch TV, vi avverto, controllate sempre la tab community. Oggi abbiamo fatto tanti bei giochi, beh, l'ultimo non proprio bello, ma Stickware è stata una bella esperienza assieme. Insomma, abbiamo vinto il torneo, abbiamo superato qualche notte assieme. Ci siamo comunque divertiti, è quello a che servono le live. Molto presto, nuovi video, domani alle 11 vi aspetto, l'ho quasi finito di editare. Noi ci becchiamo, alla prossima. Ciao ragazzi, ciao ciao. E ora come si chiudono le live? Aiuto! Aspetta che controllo anche se ho letto tutte le donazioni. Un secondo solo, proprio per essere certo di aver letto tutto. The Beep Wolf, ecco. Bella Gabbio, dono per te, non per le gemme. Beep Wolf, un pro. Grazie mille, ha donato 1 euro. Ok. Benissimo, credo di averle lette tutte. Bene, al prossimo streaming. Ciao ragazzi.